grazie Manuela per questa opportunità che non ho sempre a disposizione di parlare del LED. Il LED è, in realtà si chiama fotobiostimolazione, è conosciuta comunque come apparecchiatura, come terapia LED o addirittura semplicemente LED. Alcuni anni fa, non è da molto che esiste, io credo di essere stato uno dei primi in Italia, no? Per molto molto tempo in Piemonte, Valle d'Aosta, sono stato l'unico ad avere questa apparecchiatura e oggi in Valle d'Aosta sono l'unico, forse c'è un medico di Torino che ogni tanto la porta da un estetista. Com'è nata questa terapia? È nata da ricerche che alcuni scienziati negli Stati Uniti hanno fatto sulla risposta cellulare alla luce, cioè agli spettri luminosi, e hanno visto che le cellule della pelle colpite a 500 nanometri dormivano. Colpite a 1500 nanometri, che è una particolare frequenza luminosa, lo spettro dell'invisibile, ed è la frequenza alla quale lavora il laser frazionato che utilizza la dottoressa, il dottor Morelli. Colpite tra gli 800 e i 900 nanometri, si è visto che i mitocondri, che sono, io definisco un po' gli operai delle cellule, producevano rapidamente collagene ed elastina. Allora, studi più approfonditi, si è visto che la frequenza ideale era di 880 nanometri. Siamo nel campo dell'infrarosso, quindi dell'invisibile. Guarda caso, il laser frazionato, poi mi correggerete se sbaglio, lavora a due frequenze, 1500 per distruggere il collagene là dove è necessario azzerarlo e 880 nanometri per stimolarlo a rigenerarsi. Quindi per questo motivo questa terapia, che non è assolutamente invasiva, cioè si utilizza una sonda che viene passata per esempio sul viso, che è quello che io tratto di più, seguendo le vie linfatiche e l'orientamento delle fibre muscolari. Questa terapia non è assolutamente, non può essere sovrapponibile alle terapie di cui ha parlato la dottoressa e nemmeno può essere un'alternativa, cioè queste terapie qui sono più risolutive, cioè una ruga profonda con l'acido ialuronico, forse con qualcuno che usa anche il botulino, eccetera, ovviamente viene completamente risolto il problema. Qui si parte da un altro principio, cioè di stimolare dall'interno una reazione da parte dell'organismo. Ora, se non sbaglio, correggetemi, il collagene noi lo cambiamo, cioè lo rigeneriamo completamente nel giro di un mese e mezzo, due se non sbaglio. Quindi questa biostimolazione fa sì che il collagene e l'elastina si rigenerino rapidamente. Ma c'è un altro aspetto che è molto importante, non meno importante del primo, che viene inibito un enzima che si chiama collagenasi, che è il responsabile dell'invecchiamento, no? Tutto sommato. Di conseguenza, chi fa per esempio un ciclo, di solito sono da 6 a 10 sedute, ottimale sarebbero 8, una volta alla settimana, chi fa un ciclo all'anno non è che vada male, ma sarebbe meglio fare poi un richiamo al mese. Più per l'inibizione della collagenasi che non per la stimolazione del collagene e dell'elastina. La terapia è assolutamente non invasiva, è piacevole, addirittura io a volte scherzo con i pazienti nel senso che sembra quasi che non faccia niente, cioè praticamente non si sente niente, viene passata, tra l'altro qui ci sono alcune persone che costantemente vengono a farlo, quindi al limite possono testimoniare. Sicuramente non si possono avere gli effetti delle terapie di cui ha parlato la dottoressa. Possono affiancare quelle terapie, magari accentuandone l'effetto. Sicuramente può essere che, per esempio, visto che si è parlato di sole, nelle ustioni solari o in altri tipi di ustioni o anche le ustioni da laser, magari 3-4 sedute laser LED possono essere utili per accelerare la guarigione. Non voglio raccontare storie, agiscono sulle rughe, sulle piccoline, un po' sulle macchie cutanee,
Per esempio, una mia paziente mi diceva che lei ha le lentiggini, quando va a sciare, va in montagna, la sera è tutta piena, da quando fa il LED rimangono uguali, cioè non peggiorano. Alcune persone mi hanno riferito che le macchie cutanee sono diminuite, si sono un po' schiarite, certo, non come col laser, che spariscono completamente, però c'è questo effetto. Devo dire una cosa, che comunque la reazione è molto individuale, nel senso che io adesso esagero, ma se una persona a parte il DNA che ognuno di noi ha e quindi può avere una pelle più bella, meno bella, eccetera, però esagero, se una persona beve, fuma, si droga, dorme 2 ore per notte, mangia schifezze, è stressata, avrà una pelle sicuramente più brutta, una che fa una vita molto sana, un'attività fisica, mangia cose buone, al di là del fatto appunto del DNA. La reazione è molto individuale, però devo dire che in un range che va diciamo dai 35 ai 60-65 anni i risultati sono molto buoni. Ovviamente superata una certa età, io ho avuto anche tre pazienti, tre clienti, pazienti, chiamiamole come vogliamo, di intorno ai 75 anni, si lavora sul collagene che hanno ancora, non so, forse avranno il 50% più o meno, quindi ovviamente il risultato è su quello che rimane di collagene. E c'è un'altra cosa da dire, che il risultato in estetica, secondo me, a parte le terapie di cui parlava la dottoressa, non è oggettivabile, perché dipende anche dalle aspettative che una persona ha, cioè se uno viene a fare il LED e pensa di perdere 20 anni, non è la terapia per lui. Se è una persona invece che è positiva, che vede la pelle diventare più luminosa, più tonica, più liscia, addirittura cambiare un po' la grana della pelle, può essere una terapia per quella persona. Io ho avuto alcune donne, che mi hanno, una mi ricordo in particolare, che mi ha detto: sabato ho fatto un aperitivo con le amiche e mi hanno trovata molto carina. Ma come stai bene? Ma che bella pelle! Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? E lei ha detto: niente, sono bella di natura. Cioè, perché la paura è che la cura estetica divulgata presso le amiche faccia dire alle amiche: ah, tu sei bella solo perché c'hai i soldi da spendere e fare cura estetica, no? Quindi questo mi va un po' contro, nel senso che al massimo le persone che hanno avuto un bel risultato mi hanno portato le sorelle o l'amica del cuore, ma non lo divulgano molto. Quindi la cosa importante, concludo, da dire è che mentre da una seduta laser o di acido ialuronico, eccetera, uno esce effettivamente con un aspetto diverso, qui la cosa è graduale, dopo 3-4 sedute, nel giro poi di un mese e mezzo, e quello che ti dicono è come ti trovo bene. Però non capiscono cosa hai fatto, capiscono che sei un po' ringiovanita, che sei più tonica, che sei più luminosa, eccetera, eccetera. Io ho lasciato sulle sedie un dépliant che parla del LED, vi prego di non guardare le foto perché in 3 sedute sembra che una diventi Sharon Stone e non è possibile. Quindi secondo me queste foto che vengono a volte divulgate dalle industrie che producono queste apparecchiature funzionano un po' come un autogol, perché se uno si aspetta che i risultati non ci sono. Siccome non si può aderire fideisticamente a una terapia, a meno che l'amica non abbia detto meravigliosa, chiunque la volesse fare una seduta io la faccio assolutamente gratuita, nel senso che uno deve provare, e già la prima seduta qualche risultato si può apprezzare. Forse una cosa che mi può confortare Manuela, sul collo si hanno dei buoni risultati, dove forse altre terapie anche che fate voi, adesso non so, magari avete di nuove, forse tu mi dicevi Sì, il collo è risultati. sicuramente, sul collo si può fare anche l'infiltrazione, adesso ci sono questi fili, eccetera. Il problema Che dicevi? dell'elasticità comunque è importante. Ma io credo che comunque tutte queste terapie, come dicevo all'inizio, dovrebbero spesso e volentieri interfacciarsi tra di Integrarsi. loro e integrarsi, perché poi a maggior ragione andando in là con gli anni, così non c'è un'unica soluzione a tutti. Quindi di riuscire a integrare le varie terapie dovrebbe essere la soluzione ideale. Poi magari ci sono delle persone che in certi momenti della vita non hanno voglia di fare qualcosa di aggressivo.
passivo, qualcosa di invasivo, esatto. E quindi ci sono invece delle sedute di appunto LED che non sono iniettive, per cui non hanno problemi. O quest'ultimo peeling, diciamo, l'LTCA che ha dato dei buoni risultati senza essere invasivo. Cioè adesso si sta sempre più cercando tutto ciò che dà meno problemi anche di reinserimento nella vita sociale.